In fuga a Treviso per allontanarsi dal pericolo nucleare. Ha lasciato la famiglia a Nagoya per ritrovarsi nella Marca con l'altra sua famiglia, quella italiana, con la figlia e nipotino di pochi mesi. Raccontaci cosa ti ha raccontato tuo papà di queste ore, che cosa sta succedendo? Ma lui ha sentito proprio paura e poi anche disastro con tsunami. Sato Eihara, designer che vive e lavora a Treviso da anni, si fa portavoce del dramma della sua famiglia e del padre, in viaggio per dimenticare l'orrore che lo tsunami ha lasciato nei suoi occhi. In una disperazione composta ci racconta di come lo tsunami ha travolto pure Nagoya, la sua città, sebbene per un miracolo la sua famiglia ne sia rimasta indenne, e così pure lo scalo aeroportuale, che non ne ha subito la furia distruttiva. A Nagoya, che praticamente ha fatto in mare. E comunque lì è arrivato tsunami, è piccolo, quindi non è bloccato, e quindi fine, e lui prende l'aereo, poi arriva a Francoforte e poi arriva adesso a Venezia. E poi sarà qui da te a Treviso? Sì. Ore di angoscia anche a Paese, a casa dell'ex sindaco Valerio Mardegan. Il figlio biologo, 35enne, residente ai baracchi a sud dell'epicentro del sisma, affida al suo blog Italian Life in Japan le immagini del terremoto. Minuto dopo minuto le foto della sua casa giapponese nel caos dopo il sisma e la devastazione provocata dalle scosse. Intanto da Treviso, Satoe ci racconta che i collegamenti telefonici con Tokyo, dove vivono la zia e molti suoi familiari, sono intasati. Ce lo dice traducendoci da internet gli ultimi aggiornamenti dopo il danneggiamento del secondo sito nucleare. Internet al momento è infatti l'unico collegamento con il Giappone. Da qui arrivano le notizie anche ai tanti familiari trevigiani che hanno parenti che vivono e lavorano lì. Terrore, paura, sgomento anche per il futuro, i sentimenti che accomunano tutti in queste ore.